le mani calzate per far vedere i tatuaggi, perché insomma, almeno mi dite che faccio schifo, almeno i tatuaggi sono belli, li faccio vedere, e non fanno parte di me. Cazzate a parte. Penso sia giusto fare un po' di chiarezza sul fatto Violetta, sul fatto depressione, sul fatto Illuminati Crew e su tutte le domande che non fate altro che farmi in live, perché sì, sono in live tutti i giorni su TikTok e su Twitch. Non fate altro che tempestarmi di queste domande. Anche da una parte mancando di rispetto alla ragazza che ho accanto, perché insomma non è che era meglio Violetta, il muro di Violetta, 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 quando in realtà non sapete le cose. Cosa è successo? Con Violetta ci siamo lasciati più di 2 anni fa, esattamente a gennaio 2021. Questo perché, come sapete, facciamo un passo indietro. Con Violetta mi ero già lasciato nel dicembre 2018, ma nel dicembre 2018 avevo la depressione, volevo autodistruggermi e quindi, nonostante io avessi tutto, perché vi ricordo che quell'anno ho fatto il record di visualizzazioni e anche probabilmente di incassi su YouTube, quell'anno sono andato in depressione per motivi personali, non c'entrano nulla con il mio lavoro, né con YouTube né con voi. Voi non sapete. E non saprete mai perché, nonostante io voglia bene al mio pubblico e ci sia affezionato, non sono vostro fratello. Sono una persona che si è divertita, vi ha accompagnato. Sono fiero e orgoglioso di avervi accompagnato nell'infanzia, nell'adolescenza, nell'età adulta. Ringrazio veramente dal profondo del cuore ogni singolo di voi, però bisogna anche rispettare determinati limiti. Ho avuto la depressione, ho capito di stare male e ho chiesto un aiuto, una cura. Quando si sta male, dove si va? Dalle persone che in un modo o nell'altro ci sono state vicine. Comunque con Violetta ci sono stato 14 anni, è stata una persona che mi è stata accanto e anche se in quel momento la relazione amorosa era finita, si va a cercare quella sorta di safe zone, di zona sicura dove appoggiarsi e devo dire anche che mi è stata molto vicina durante il periodo di depressione. Io mi alzavo, piangevo, andavo a dormire, piangevo e piangevo tutto il giorno, stavo male e vi ripeto, non per YouTube, anzi, YouTube è subentrato dopo perché giustamente io non riuscivo a fare quello che ho sempre fatto, quello che ho sempre amato e quindi questa cosa mi faceva stare ancora peggio. Ho iniziato un pochino a riprendermi dopo un percorso di terapia e farmacologico e ovviamente si sono ripresentati tutti i problemi di coppia relazionali che avevo con Violetta e che erano subentrati già 2 anni prima. Così prendiamo la decisione di lasciarsi e di fare i coinquilini. Abbiamo dal gennaio a maggio io e Violetta non dormivamo nello stesso letto. L'abbiamo annunciato pubblicamente, lo dicevo solo nelle live di Twitch dove streamavo, ma dormivamo separati, ok? Ognuno è andato avanti e ha avuto le sue frequentazioni. A maggio Violetta esce da questa casa, passa del tempo, conosco Valeria e Valeria viene qua a convivere insieme a me. Quindi è semplicemente questa la storia con Violetta. Lo so che non c'è stato mai un video dove vi spiegavo, ma è difficile da spiegare anche questo, non l'ho fatto nonostante io lo volessi fare anche un bel video, ma mi è stato impedito. Non voglio aggiungere altro perché non voglio neanche entrare in nessuna polemica, non sono qui a fare dissing né a fare polemica con nessuno, semplicemente a spiegarvi chiaramente le cose. Ovviamente voi non potete sapere tutto, ma vi basti sapere questo. I video sul canale insieme a Violetta ci sono, per rispetto, li trovate. Li potete trovare, però ho piacere anche giustamente a portare video con la mia nuova compagna. Abbiamo aperto anche il percorso di coppia, che sono nuovi social, nuovi canali che si chiamano La vostra cara coppia. Vi invito a seguirci. Semplicemente questo, ragazzi, la vita va avanti. Io sono tanto felice, ci tengo a dire che sono tanto contento e Valeria mi rende veramente tanto felice. Spero che per voi che possiate essere contenti per me e anche che apprezziate Valeria, perché è veramente una persona, una donna meravigliosa. Anche perché tanti poi molti in live ci seguono, ci fanno i complimenti come coppia, come interagiamo, quindi vi aspetto, vi aspettiamo anzi. La Illuminati Crew, allora la Illuminati Crew ufficialmente non si è sciolta, ok? Parliamo nel gruppo, ci sono membri della Illuminati Crew con cui parlo magari anche in privato, ovvero Ianube e Brazzo, a volte Stormi, e
E gli altri li sento tutti sul gruppo. Quindi ufficialmente la Illuminati Crew non si è sciolta. Mi chiedete perché non fai video con gli Illuminati, perché non fai video con Mike, perché non fai video con Murri, con Stormy, eccetera, eccetera. Ragazzi, io sono stradisponibile, lo dico anche qua pubblicamente. Fosse per me, li farei anche domani. Io sono disposto a venire a Milano, stare a Roma, venire a Palermo, andare tutti in Brasile a trovare Brazzo, sono qua, non c'è problema. Vogliamo fare video al campetto? Facciamo la reunion al campetto. Vogliamo fare video a casa dove si cazzeggia? Facciamo né sì né no, cazzate, video stupidi, reaction, va bene, ci sono. Io sono sempre disponibile, le mie porte sono sempre aperte. Anzi, visto che comunque sia, ho passato un brutto periodo dove mi sono dovuto assentare 2 anni, sarebbe anche carino, magari fare qualcosa insieme. Abbiamo fatto un percorso, un grande percorso, d'amicizia e lavorativo, sarebbe anche carino, farci vedere uniti sotto questo punto di vista e perché no, magari, si riesce anche a darmi una mano, come ha fatto poi Favij, che ringrazio veramente tanto. Abbiamo fatto dei video molto carini, molto divertenti, che sono stati apprezzati dal pubblico. Ci tengo a dire che io non ce l'ho con nessuno, ovviamente. Sono molto contento per determinati percorsi lavorativi, di alcune persone. Trovo il progetto dei Gentlemen di Murri validissimo, li seguo da fan proprio. Per cui, se volete, io sono qua. Poi, qualora non voleste, va bene, ok? Nessun problema, vi voglio bene lo stesso, è stato veramente un gran percorso. Quindi questo è il discorso Illuminati. Per il resto, ci tengo a aprire una piccola parentesi su OnlyFans. Non è che siete obbligati ad abbonarvi a OnlyFans, ok? Ci sono i canali gratuiti, lì è solo se volete vedere un determinato contenuto che poi, tra l'altro, lì porto quello che non posso portare nella YouTube di ora. Ad esempio, se io voglio fare una Touch My Body Challenge con la mia ragazza, non lo posso fare su YouTube, lo devo portare lì. È vero che The Show hanno fatto YouTube Premium e voi mi direte perché te non fai, non hai fatto come The Show? Semplicemente perché OnlyFans non è solo sozzerie, porno, eccetera, eccetera. Anzi, è una piattaforma che mi permette di creare determinati contenuti che non siano solo video, perché su OnlyFans poi ci saranno anche foto, magari sì, sexy, ma anche divertenti, e TikTok, reel, impostati in quel modo, ci sta, è sexy, e questa cosa, ad esempio, su YouTube Premium non l'avrei potuta portare. Quindi anche il fatto di interagire, perché su OF funziona un po' tipo Instagram, che posso fare dei post, posso fare dei sondaggi, posso parlare con la community, con gli abbonati. Costa 10€, 12€ l'abbonamento, per un mese e, vale la pena perché poi ci saranno contenuti non tutti i giorni, ma quasi tutti i giorni. Ci trovate con la vostra cara coppia. Detto questo, spero che il video sia servito per chiarire determinate cose, determinate domande che mi fate. Come vedete sono usciti altri video sul canale, li trovate, è uscito il video con Paolo Chiavetto perché è molto divertente e ne sono usciti anche altri e ne usciranno anche altri. Faccio 10.000 visualizzazioni, non me ne frega niente, vi fa piacere, io sono qua, mi trovate su tutti i social, il vostro caro Dexter e la vostra cara coppia. Come al solito io vi ringrazio, iscrivetevi al canale se volete, lasciate tanti like, vi mando un abbraccione, un salutone e ciao gente!